vorrei chiamare l'altra nostra ospite, che è Silvia Bardella. Eccola qua. Buonasera, Silvia, buonasera. Tanto pazientemente. No, è stato molto interessante, bellissimo. Allora, dal dialogo passiamo al non dialogo. Sono state scelte ad hoc queste due autrici, perché allora Silvia Bardella è di Parma, e la sua città ha grandi tradizioni culturali, è patria di molti uomini illustri, e lei qui ha svolto e svolge l'attività di dottore commercialista. È un lavoro suo senza dubbio impegnativo, di quelli che hanno necessità di un costante aggiornamento, di grande attenzione, rigore. È un tipo di lavoro anche che incalza, e quindi diciamo fa sì che il tempo venga macinato e talvolta anche sottratto ad altre attività, magari quelle dello spirito. Però io ho notato che lei, e poi ce lo dirà, che lei affianca questa sua attività, oltre poi di madre, di moglie, quindi fa tante cose, però affianca a queste sue incombenze impegnative anche il richiamo e la passione verso delle mete artistiche, ovvero la poesia è una di queste, lo vedremo questa sera, ma anche lei si diletta di fotografia, infatti alcune delle fotografie che abbiamo visto nel video promozionale di Giuseppe Di Lido sono proprio le sue, e ancora la pittura, e ancora ama l'ascolto della musica. Insomma, in poche parole, lei esprime il gusto di vivere d'arte e di bellezza. Allora le chiedo questo, siccome lei è una neofita della poesia, ecco, la scrittura quando è entrata nelle sue esigenze interiore, e quindi perché è nata e dove la conduce, oppure dove vorrebbe la conducesse? Intanto buonasera, mi fa delle domande molto importanti. In realtà credo di poter dire che non esista un attimo esatto in cui io posso dire di aver iniziato, però le posso dire con certezza che ho sempre avuto il bisogno di scrivere per poter ricordare le cose, non lo stato materiale delle cose, ma l'emozione che una situazione mi poteva suscitare. E quindi la curiosità di poter trascrivere un attimo per non dimenticarlo e poi poterlo rielaborare successivamente anche in un secondo momento ha fatto in modo che io tenessi un taccuino in ogni stanza, in ogni borsa, per poter fermare la parola e anche per poter acchiappare quell'attimo e dare un'impronta alla mia vista. In realtà la parola io la considero un po' come uno scatto fotografico, cattura l'istante e io lo trascrivo appena mi si presenta. E devo anche dire che facendo un lavoro per me molto impegnativo, molto rigoroso, potermi estraniare con la parola, con l'arte e con la bellezza che si ha dall'arte stessa, mi sono in questo periodo fissata, forse perché sono potuta stare più spesso in casa a causa della pandemia, con la parola, che per me è diventata una vera e propria mania, e ancora di più sono ossessionata da chi ha il dono della vista per poter tradurre dalle piccole cose le azioni che ci circondano. In realtà la parola a me serve per poter misurare i miei spazi interiori e a volte anche i miei sentimenti. E a volte la poesia ho scoperto che può tradurre queste emozioni.
E quindi per tradurre lo scatto e per poter anche tradurre il nostro vissuto serve questa poesia, che spesso non si offre così semplicemente. Io non sono in grado di andarla a cercare, ma si presenta casualmente, come parlavate voi prima, e questa casualità a me ha fatto in modo di poterla fermare attraverso lo scritto, e così mi sono arricchita ancora di più della parola stessa. Lei mi chiede dove mi condurrà questa passione. Ecco, non lo so, in realtà io non ho una missione, nemmeno un messaggio da lasciare, ho soltanto un punto di vista della realtà che a volte traduco con le parole, e nei miei componimenti prima di tutto penso che siano semplicemente una forma di comunicazione, forse ancora prima di definirli poesia o che ne so componimento, sono un modo per poter parlare, cosa che adesso non si fa più, e sono risultato di questo evento casuale che mi ha suscitato una grossa curiosità. E mi piace molto indagare, ma indagare spesso le distorsioni e le ombre che ci sono nelle cose, nelle persone e anche in me, perché in loro sento che spesso la parola è più forte, ha qualcosa da svelare di più. Mi facevo una domanda, l'ultima domanda che mi sono appuntata, che cosa penso, dove mi porterà questa passione? Io ho pensato a che cosa lasciare ai miei figli in questo tempo strano, e credo che non sia il tempo per un lascito materiale, ma per un lascito che non abbia né tempo e né spazio. E credo di poter dire che soltanto le parole attraversino e viaggino nel futuro prima ancora di essere scritte, perché toccano tutti noi e possono essere ricordate. Bravissima Silvia, ha le idee chiare, su questo non ci piove, e diciamo che nel lavoro che ha presentato lo dimostra anche, e lo faremo comprendere ai nostri ascoltatori. Allora, lei ha proposto, ecco qui di Lido che è molto sollerte e ci presenta la sua silloge, lei ha presentato appunto alla nona edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, una silloge di 5 composizioni, molto indicativa già nel titolo, Frantumi, e poi è molto significativa altrettanto silloge del disamore, quindi ancora sottolinea maggiormente, e poi c'è anche quella della raffigurazione, no? del volto frammentato, che senza dubbio rende il concetto di frantumi. Allora, io dico questo, in questa silloge lei con uno stile che è discorsivo svolge una sorta di racconto-confessione, a mio parere, di un io parlante che è una donna, è al femminile, e questo io parlante introduce frammenti, introduce tracce del vivere e rivela vuoti, assenze, cesure anche dolorose, insieme a soggettive considerazioni. Si avverte molto tangibile il tema dell'incomunicabilità, che letterati e filosofi, diciamo pittori e registi, fotografi e musicisti hanno molto ben affrontato nel Novecento e in questo nostro terzo millennio. Non è che prima non se ne parlasse. Se andiamo a fare una ricerca nell'antichità troviamo questo tema, ma chiaramente l'incomunicabilità è sempre rapportata al contesto, alla società nella quale si vive. E allora diciamo che nel Novecento, in particolar modo
quella società borghese uscita fuori dal secondo conflitto mondiale, che si è proiettata verso la ricostruzione, ma anche un tenore di vita diverso da come si conduceva prima, ha portato però a prendere coscienza di una cosa, cioè quella società migliorata, quegli uomini che hanno raggiunto determinate tappe economiche gratificanti, in realtà si sono interrogati, perché insoddisfatti, sugli spazi e sui tempi della psicologia umana. E vi sono stati ieri, ma continuano a essere presenti oggi, oggi più che mai, insisto su questo, uomini e donne balbettanti, dico io, addirittura muti, condizionati da un'inettitudine che schiaccia, che impedisce qualsiasi azione spesso. E allora, prima di porre una domanda, mi piace fare anche riferimento a quello che ci ha dato la cinematografia, perché se noi ricordiamo, io ne cito due registi proprio come esempi, ma sono dei pilastri veramente. Uno è stato Ingmar Bergman, lo svedese, nato a Uppsala nel 1918, e l'altro è stato Michelangelo Antonioni, nato nel 1912 a Ferrara. Si parlava prima di casualità, caso vuole che entrambi siano mancati il 30 luglio 2007. E il primo cito un film importante, Persona. Prima si parlava, no, del valore della persona con la P maiuscola. Persona, poi un altro importante è stato, ad esempio, tantissimi ve ne sono stati, ma comunque Il Settimo Sigillo e ancora Scene di un matrimonio. E il grande Antonioni, qui non lo diciamo, però c'è da sottolineare che talvolta Bergman l'ha anche criticato, Bergman criticava Antonioni perché diceva: a forza di parlare di noia, annoia. Questo è tra parentesi. Comunque è stato invece un grande Antonioni, veramente, con L'avventura, La notte, L'eclisse, Deserto rosso, quei film immortalati, sì, ecco, sì, certo, immortalati dalla Vitti, no? Da Monica Vitti. E di recente cito da ultimo un film di Sofia Coppola, la nipote del grande Francis, che nel 2003 ha presentato Lost in Translation, l'amore tradotto. E anche qui il tema dell'incomunicabilità c'è in pieno, ed è quello dei nostri giorni. Allora, quindi che cosa dimostrano, che cosa hanno dimostrato tutti costoro? Che il silenzio, il non dialogo, uccidono l'anima. E allora io le chiedo, lei come percepisce e vive oggi la carenza di comunicazione, cioè di comunicazione intendo vera, però, e che cosa fa per contrastarla, per opporsi? Ecco, sì, se posso, prima volevo rispondere del perché ho intitolato questo piccolo, certo, questa silloge poetica, Frantumi, perché credo, per collegarmi poi alla seconda domanda che mi farà sulla crisi di coppia e sull'estraneazione che noi avvertiamo in questo particolare momento storico, credo che i frantumi siano i pezzi delle nostre volontà che improvvisamente ci comunicano che ci stiamo sgretolando. Quindi noi crolliamo, ci infrangiamo a causa della nostra incapacità di comunicare e mettiamo a nudo le nostre fragilità. E credo che questo crollo non sia solo materiale di un oggetto, ma riguarda anche il progressivo frantumarsi dei nostri sentimenti.
In Giappone esiste una tecnica artistica che consiste nel riparare gli oggetti in ceramica andati in frantumi. Si mescola della lacca e della polvere d'oro in un impasto vinilico e i pezzi vengono riattaccati e gli oggetti sono ricomposti e rivalorizzati con a vista le cicatrici d'oro e di colla che li tengono insieme. Recentemente è uscito un bellissimo articolo sul nostro giornale locale sul significato di questa operazione di ricostruzione, che ha anche ispirato il titolo di questa mia silloge poetica. E circa dice così, dice: ferite esposte come opere d'arte, fragilità che si trasformano in punti di forza. Ecco, è proprio così. I miei frantumi vogliono essere delle ferite preziose, dei piccoli pezzi che, se noi li riuniamo, ci possono parlare di chi siamo. E questa scomposizione deve diventare un punto di forza, perché può dare un'origine a un nuovo punto di partenza, magari diversamente dai grandi che lei ha citato del Novecento, che citavano esclusivamente la solitudine, l'alienazione, il distanziamento. Noi siamo in grado di prendere una presa di coscienza, una fragilità che siamo in grado di risanare, e forse questo nostro raccogliere i pezzi per poterli ricomporre può dar vita a un nuovo sentimento che probabilmente può essere più consapevole e meno superficiale. Questo però lo possiamo soltanto vedere se parliamo di frantumi, quei frantumi che non sono dell'amore, sono i frantumi del disamore. E per ritrovare l'amore forse dobbiamo fare un'opera di ricomposizione, probabilmente alla giapponese, per poterli unire e usando la parola che ci servirà per legarci e per non allontanarci. È una bellissima risposta che lei ha dato e mi fa piacere di questo intendimento, cioè di quest'ottica, di questa finalità che, con la quale lei predispone la sua mente e anche i suoi desideri, cioè quello appunto di ricomporre, che oggi purtroppo è spesso raro. Ecco, però il fatto già di avere invece in mente una visione di questo tipo mi fa enormemente piacere e dovrebbe essere inculcata soprattutto nelle nuove generazioni. Ecco, perché oggi forse c'è anche un modo di rapportarsi con l'altro, sia il partner, ma non solo, che è forse talvolta superficiale. E quindi il fatto di non conoscersi e poi comporta naturalmente delle conseguenze anche penose, anche dolorose. E allora senta, io direi di entrare ora direttamente nel suo percorso interiore, perché partirei dalla prima composizione, che è intitolata Ho sentito qualcosa, ho anch'io il suo testo sotto mano. E qui si avverte moltissimo il disagio dell'io parlante, perché lei lo manifesta, e qui è brava lei nell'utilizzo di una serie di metafore molto calzanti che possono essere il cigolio della porta, il soffio d'aria delle tubature, lo spiffero che viaggia dalla porta alla finestra, fino al suono che nasce dal nulla e al nulla ritorna, oppure al gocciolio cadenzato della grotta. E poi c'è un'altra componente che ho notato, cioè agli occhi aperti di una lei, nel silenzio della notte, si contrappone invece un lui che vedo in realtà essere nell'oscurità, nella penombra, non ha volto, non ha voce, non ascolta, non ha mai ascoltato. Insomma, sembrerebbe essere senz'anima. Allora, ci propone, dottoressa Bardella, la lettura e il commento di Ho sentito qualcosa? Certo. Ho sentito qualcosa e non mi è sembrato il cigolio della porta,
e nemmeno il soffio dell'aria nelle tubature. Non pretendo che tu l'abbia sentito, ma che incerto mi dica di averlo colto. Non voglio chiamarlo voce e neppure bisbiglio. È un suono che nasce dal nulla e conduce a un nulla di fatto. Sta lì fischiettante quando ti manca una parola o quando vorresti dire la verità ma balbetti una scusa. Ho sentito qualcosa adesso, nell'attimo prima che tu entrassi in casa, che mi sembra difficile da spiegare. Al suono del rischio di una conversazione sbagliata, della voce tremante scossa dallo spiffero che viaggia tra la porta e la finestra. C'è un rumore questa notte e non eri tu e nemmeno i bambini che sognanti chiedevano un bicchier d'acqua. Giaccio al tuo fianco, con gli occhi aperti, origliando il silenzio, mentre tu dormi al suono cadenzato dello sgocciolio della gronda, che non mi preoccupa, ma che ti culla nella notte tumultuosa. Ecco, io ho sentito veramente qualcosa. Ho sentito veramente qualcosa, nel senso che ho sentito una tensione di sentimento che nel silenzio della notte voleva essere rappresentato. E come fanno le signore a un certo orario che hanno poco sonno, ho fatto la famosa lista della spesa, quella che io chiamo la lista della spesa, per indagare questa emozione che mi suscitava questa notte. Non è il cigolio della porta che mi tiene sveglio, non è la voce di un sogno, non è lo spiffero delle tubature, nemmeno la voce dei miei figli che mi chiamano durante la notte. Ed è l'indagine di ciò che non è, perché si ha paura di descrivere quello che invece è. Nuovamente il silenzio si manifesta e lascia parlare i sensi e ci pone delle domande che nella notte si amplificano e che vengono travolte dalla sovrabbondanza del sentimento. Io personalmente descrivo un senso di disagio, un qualcosa che può avere a che fare con l'attesa, ma però la destinazione non è chiara. Forse la parola potrebbe fornire un punto di fuga o di comunicazione, però è notte e paradossalmente noi vogliamo rimanere dove ci troviamo, perché alla fine i miei personaggi non hanno nessuna intenzione di confrontarsi e cercano degli alibi al confronto diretto e fanno di tutto per rimanere nella loro fissità stupefacente, perché queste domande poi incombono nella notte. E questo forse nasce dal riconoscimento che la persona che abbiamo accanto è più risolta di noi. E infatti il nostro compagno dorme allo sgocciolio della gronda, mentre a noi questo sgocciolio rende irrisolti e sospesi, perché abbiamo da dire qualcosa e però tacciamo. Sì, io infatti vede, ho sottolineato tutte le sue negazioni e questo uso così martellante della negazione che riesce proprio a esplicitare le percezioni dell'una a fronte del sonno fisico, che poi in realtà non è quello, è dell'altro, del partner, del compagno, e soprattutto rivela questa costante, questa assenza di corrispondenze spirituali. È inutile, si arriva sempre lì, no? Si parlava con l'autrice precedente di corrispondenze spirituali, e anche nel rapporto con il proprio compagno, col proprio marito, questo è fondamentale. È anche vero che sia la donna che l'uomo sono abbastanza abituati a questa estraneazione e spesso praticano dei movimenti e delle azioni che fanno di tutto per comunicare il proprio stato, ma in realtà fanno di tutto tranne che parlarsi, e quindi questi silenzi che a me turbano mi insospettiscono, perché la loro incomunicabilità a me parla, e quindi mi viene voglia di indagare, raccontare,
il rapporto che ci può essere di coppia attraverso gli spazi reali dei miei protagonisti, che però sono la misurazione dei loro spazi interiori e di questo sentimento di dissociazione e di incomunicabilità. Verissimo, è verissimo. Questo problema esiste. Ora io non so fino a che punto sia diciamo presente nell'uno e nell'altro, perché poi ogni coppia è un caso a sé e quindi deve anche essere rovesciato, perché no? Cioè la percezione che ha lei potrebbe, perché no, essere invece presente nell'uomo e non nella donna, che anche questo potrebbe succedere, vero? Certo. Allora, senta, passiamo alla seconda. La seconda è molto significativa. E già dal titolo, è intitolata Potature. Anche questa l'ho sotto mano. Ecco, qui lei, per esempio, fa un'incisiva e reiterata analisi del sé e dell'altro. E mette in primo piano, tende a porre in primo piano proprio il disagio della coppia. Tante intorno a noi scoppiano. E quindi è vero che lei dice bisogna parlarsi, dialogare, ma qui c'è tutta la tensione, tutto il dramma, tant'è vero che qui lei sottolinea che se il rapporto si inaridisce arriva a svuotarsi totalmente. È proprio come il tronco del pino che è nel giardino, sulla cui sorte un estraneo, e sottolineo estraneo perché è la parola che lei usa, un estraneo giardiniere, che dice tra l'altro, altra parola sua, che pare un sonnambulo, anche questo è significativo, sentenzia, bisogna tagliarlo. E allora questa diagnosi ci fa risalire anche a quello che si diceva, cioè all'epoca tecnologica, che è costellata di internet, di smartphone, di piattaforme digitali, che hanno trasformato ogni nostra attività in conversazioni che spesso sono superficiali. Oggi vanno di moda gli opinionisti, ma gli opinionisti sono dei competenti, degli esperti di una disciplina, sono opinionisti. E allora si arriva talvolta ad un linguaggio tale che scava solchi, cioè si arriva non all'incontro ma allo scontro. E su questo, per esempio, ci sarebbe molto da dire e sarebbe interessante anche invitare alla lettura dei testi di Umberto Galimberti o ascoltare alcune sue il filosofo, vero? Alcune sue conferenze in merito, perché ad esempio Galimberti affronta proprio questo tema, il fatto di avere un chiacchiericcio, di avere delle opinioni e di utilizzare appunto tutta la tecnologia per che cosa fare? Per quello che dovrebbe essere in origine un mezzo che avrebbe fini economici, nato per fini economici, che allora avrebbe anche maggior senso e che adesso invece si è ramificato in tutte le direzioni, per cui noi abbiamo appunto i ragazzi che fanno i loro esami di ammissione a determinati atenei attraverso le risposte che sono le crocette, vero, falso o altro. Insomma, questo lo ritengo un assurdo. Poi, ripeto, è una mia opinione, però. E allora, ecco, e poi cedo la parola a lei. Oggi, a mio parere, è andato in frantumi, e utilizzo il suo bel termine, il dialogos, quello che nel mondo greco era appunto la parola che doveva attraversare. Che doveva andare oltre, che doveva entrare nell'altro, e quindi il disporsi all'ascolto prima di se stessi per conoscersi e poi all'ascolto dell'altro. E allora
questo permetterebbe di prima prendere cura di sé, poi prendere cura di chi ci sta intorno in famiglia e poi ancora prendersi cura di chi è fuori nella società. E allora si potrebbero superare quei conflitti che esistono, che sono umani. Lei lo ha anche prima sottolineato, perché diciamolo francamente, la famiglia del Mulino Bianco è una bella utopia. E allora ascoltiamo da lei appunto potature. Si tratta di tagliare il pino in giardino, nulla di più. Bisogna potarlo forse e vedere se il tronco vuoto sorregge i rami rimasti. D'altro canto il giardiniere è stato chiaro, bisogna tagliarlo. E tu continui a guardarmi come se ti stessi nascondendo un segreto. Io ricordo poco di questo albero, se non il tempo esatto in cui ho smesso di guardarti. E ora che ti fisso, mi accorgo che l'idea di te è scarna, come lo scheletro del pino che non vuoi sradicare. Quest'albero prestato alla terra legge le tue paure e ti compenetra nel suo decadimento, mentre la poca luce dell'inverno nasconde i tuoi occhi e il freddo si profuma di resina e di ricordi. Sotto quest'albero mi hai aspettato e incerto mi hai tenuto la mano. Hai appoggiato il palmo al suo tronco per fuggire dalla malattia. Hai trovato la tua religione seppellendo il gatto nelle sue radici. Più osservo questo alto guardiano, più desidero estirparlo, come la tristezza che ti sta lì accanto nel vederlo morire. Io lo consideravo malato e l'ho lasciato cadere, rompersi e tentare di riprendersi senza mai chiederti cosa ne pensavi. Tu eri sveglio invece, come non accadeva da tempo. Ascoltavi la tua morte e di come sarebbe giunta solo dopo averla sentita. Ho fatto un errore. Non posso chiedere ad un estraneo che non sa nulla di noi di togliere questo pino. Ma quando vedo quest'albero, io vedo la notte e il vento e il niente che spezza ogni tua volontà. Il suo tronco si erge nudo e cupo a ricordarmi quanto le radici della sofferenza siano radicate a terra. Questo pino è un groviglio e va abbattuto. Ascoltando le tue parole, vedo che in te non è rimasto niente, né i giorni dell'inverno, né il ricordo delle estate felici, solo l'ombra che ti avvolge e che sbiadito ti porta con sé. Bravissima, bravissima Silvia, perché effettivamente lei ha fatto un'analisi puntuale. Conclusione è desolante e desolata, e certamente lei sostiene con forza e giustamente che un sentimento, un amore, un rapporto va coltivato, va curato, ha necessità di attenzioni, proprio come le piante e i fiori del giardino. È vero anche che, diciamo così, questa mia ricerca della parola si attua molto nel descrivere delle situazioni che sono un po' insnodabili, o almeno così sembra, anche perché l'immagine di una certa cosa o della natura spiega i miei personaggi, e direi che l'inanimato, lo sfondo esprimono sempre di più ciò che un personaggio dovrebbe esprimere, e credo che si debba osservare una scena, un sentimento nel momento in cui il carattere emerge, perché dalla natura o dagli oggetti dei nostri affetti è già tradotto. Noi osserviamo gli oggetti che ci circondano e spesso la risposta è già lì. E poi credo anche che io, il compositore, cioè io che scrivo, non debba dimostrare niente di una certa situazione umana, ma che soltanto ne debba un po' attraversare il sentimento,
quello che si manifesta in queste parole inespresse di questi miei protagonisti, sempre un po' così tristi, perché il racconto di questa incomunicabilità alla fine ci assorbe, a tal punto che noi li isoliamo, questi attori, e che sembrano intrappolati senza tempo e senza spazio, in attesa di un futuro che sembra mai non arrivare. E quindi alla fine dei miei componimenti, è vero che c'è il pensiero dell'uno o dell'altro, ma un po' ci lasciano con un interrogativo, e io spero che siano i lettori liberi di poter lasciare andare questi personaggi, per dare loro un cammino, una soluzione al mio componimento, alla mia storia, perché io non mi aspetto nulla dai miei personaggi, io li indago perché mi piace indagarli, però invece vorrei che il lettore si potesse schierare o con l'uno o con l'altro, per tentare di dare una narrazione che vada oltre la mia parola, vada oltre la poesia, e che così la poesia in generale non finisca, ma si possa prolungare, perché c'è bisogno della parola per potersi spiegare. E questo è un po'... la volontà che io vorrei nel mettere il mio pensiero di questa incomunicabilità, che sono talmente incomunicabili ma che però ci fanno prendere parte a una situazione, perché riusciamo a viverla e descriverla. Sì, sì, quindi già il fatto di descriverla è un passo avanti. E giustamente lei dice, dà l'input, dà lo stimolo perché il discorso sia aperto. Anche per i lettori, quindi è una sorta di dialogo, no? Che lei tenta anche al di fuori della stessa composizione, cioè la composizione rimane con i suoi dati oggettivi, sì. Dice lei, però può essere un input, e lo è effettivamente, lo è a tal punto che ad esempio nella terza composizione che lei intitola Elegia, e che so che le sta, ecco Paola Pezzani, brava Silvia, grazie per gli spunti e le riflessioni. È vero, è verissimo, signora, perché dà degli input, e ripeto, è già un passo avanti. Allora dicevamo, Elegia, lei mi sottolineava, parlando con me in separata sede, che questa composizione le sta particolarmente a cuore, probabilmente perché la sente veramente sua, perché fa parte della sua interiorità, del suo modo di sentire e quindi poi di esprimersi. Effettivamente Elegia è di per sé, l'elegia è una composizione che nel titolo preannuncia tonalità che scaturiscono da quali sentimenti, da quali emozioni? Dalla nostalgia, dal rimpianto e anche dalla tristezza. Tant'è vero che io ho notato, qui ho la sua composizione sotto mano, ho notato che lei a un certo momento usa un termine arcaico, un termine desueto, che è melancolia, proprio per sottolineare ancora di più questo stato d'animo. E quindi ancora una volta chi si esprime, io noto che antepone la sua intimità sofferta all'aridità dell'altro, del quale rimarca proprio l'assenza dello spirito. E tant'è vero che anche in questo caso ci sono le ripetute negazioni. Lei scrive: non eri tu a piangere. Non eri tu ad essere attonito, non eri tu a rabbrividire, non eri tu ad ascoltare, non eri tu ad osservare, non eri tu ad occupartene. Questo tu appare, lei però ce lo dirà, almeno, appare proprio come un dito puntato, accusatore, sull'altro. Allora, intanto la leggiamo e poi lei risponderà. Va bene. Il vento spostava le foglie, gli occhi si bagnavano al calore delle lacrime, ma non eri tu
a piangere. I cani del quartiere avevano smesso di abbaiare e non c'era alcun richiamo, perché non eri tu ad essere attonito. I pochi insetti intorno ai lampioni volavano sgomenti senza ronzio, ma non eri tu ad ascoltare il loro fioco volo. Tutto lungo la via sembrava compiuto e le ombre si susseguivano solite nelle loro proiezioni, ma non eri tu ad osservarle. Le foglie dell'acero rosso non erano ancora terra e l'edere infestava di tralci i muri del piano terreno, mentre la porta cigolava lamentando i segreti della tua partenza. Non c'era da ridere e nemmeno da piangere, e le ore della domenica giravano senza ticchettio in un orologio lasciato in un cassetto. Le piogge arrivarono e inondarono le strade assenti e i tetti non più arsi. Il buio si piegava sul mio capo e accompagnava l'elegia della tua assenza. È forte, è importante. È importante perché questo... Dica, questa, dica. Questa mia elegia ha questo carattere definitivo di questa permanenza, di distacco definitivo, e quindi è una malinconia, è personale ma è anche definitiva. Questa elegia cattura l'attimo della perdita, secondo me, che si presenta nelle piccole cose note e abituali, che sono quelle abitudini che però continuano ad esistere anche senza la persona con cui venivano vissute e condivise. E sembra un distacco definitivo, insanabile, credo anche inspiegabile, di come una persona che tanto ci coinvolgeva ci faccia capire che le giornate possono continuare a susseguirsi senza tregua. Però inaspettatamente tutto continua a compiersi, ma non si compie più come prima, perché tutto è rimasto uguale, ma i comportamenti dei luoghi sono assolutamente cambiati. Tutto ci ricorda ciò che desideravamo non c'è più, ma e la mancanza è talmente straziante che addirittura il rumore delle mosche ci chiede di essere più insistente per ricordarlo, e le ore continuano a scorrere anche se il ticchettio dell'orologio non si sente, e i cani inspiegabilmente si sono zittiti per ricordarci che non c'è più. E quindi credo che sia un'incapacità a non accettare l'assenza dell'altro. E le strade sono assenti, ma sono assenti dalle persone in generale o dalla persona che è andata via? E i tetti non ardono più, ma sono i tetti a non ardere o è la nostra passione che è finita perché siamo rimasti da soli? E non posso negare l'evidenza che la solitudine esplode e si manifesta in questa storia di smarrimento. In realtà, come diceva lei prima, io sono molto legata a questo componimento perché ho ben presente dove e quando l'ho scritto, e posso dire che questa elegia ha a che fare con le cose che accadono inaspettatamente e con l'attesa di un dopo che io non conosciamo e che ci spaventa. E prima di scriverla mi sono posta questa domanda: perché sia così difficile dare subito un senso a quello che vediamo? Invece aspettiamo che sia distante per poter riconoscere il valore sia della persona che delle cose. E noi ci poniamo questa domanda per capire chi siamo e soprattutto domandarcelo prima che sia troppo tardi. Prima che questo buio incomba su di noi e si pieghi su di noi. Però vorrei che contenesse anche un segreto questa poesia, perché la poesia ci deve illuminare, non svelare tutte queste nostre mancanze o solitudini, e forse potrebbe trascendere il sentimento,
nei confronti di una persona o di un uomo questa poesia, e definirla come la paura di perdere la memoria della parola e di chi con le sue parole ci ricorda che il dialogo esiste nel suo significato collettivo del termine, e quindi a noi serve un mosaico di parole che ci definisce e che così non possiamo dimenticare. Sì, sì, è vero. Senta, questa lei è stata chiara nella, diciamo, nella fine di un rapporto che qui è molto evidente, e naturalmente anche in relazione al dolore che ne deriva, perché una rottura, una separazione è sempre dolorosa, da una parte e dall'altra. Però effettivamente la figura maschile appare ridotta ad un automa analfabeta e anaffettivo, o no? No, non, questo non lo, non lo credo fermamente. Posso però dire che secondo me le donne sono molto, diciamo così, capaci di poter far sentire la solitudine e questa estraneazione anche quando si trovano insieme a un'altra persona, nel senso che forse è un po' la nostra indole quella di ragionare un pochino di più sulle cose e fare i nostri sensi si amplificano, non importa se siamo in un campo aperto nelle nostre quattro mura domestiche, se abbiamo deciso di rimanere da sole o abbiamo deciso di non comunicare più, riusciamo a farlo a prescindere che siamo fisicamente sole o no. È un punto, secondo me, che va vissuto sulla pelle, non viene mai svelato, perché anche noi poi non comunichiamo, ci poniamo delle azioni per cui cerchiamo una distanza, perché abbiamo anche noi paura a comunicare, però lo facciamo in modo diverso. Un uomo forse è un po' più materiale nel subire una situazione di questo genere. Una donna forse è più introspettiva da questo punto di vista. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con quanto dice, perché effettivamente noi donne abbiamo quel sesto senso in più che ci fa percepire determinati segnali, ma al tempo stesso ci porta a essere molto molto riflessive. Molto introspettive. Sì, anche. A volte ci porta anche in modo scorretto a definirci nella coppia come una prima persona singolare, dove veniamo forse qualche volta prima noi con il nostro bagaglio emozionale e quindi a sperare che siano gli altri a capirci, ma se noi non utilizziamo il linguaggio per poter manifestare i nostri sentimenti, la frantumazione arriva più alla svelta, insomma. Allora, io penso che lei sia riuscita a conoscere bene se stessa. Non lo so. Sbaglio o no? O è ancora anche? No, è così. A volte vengono così, senza un motivo, a volte c'è sin troppa enfasi, nel senso, a volte i miei personaggi sono più tristi di quanto in realtà in partenza io l'avrei voluti definire, ecco. Però insomma l'idea di questa è meglio incidere un po' di più, insomma. Anche perché è un frammento, no, di parte, certo, che può essere di un sentimento, di una giornata, di un'emozione, quindi certo, bisogna certo condensarla in qualche riga, e quindi in realtà affluisce tutta lì, insomma. Sì. No, poi questa è la silloge, quindi l'argomento certo è questo, e quindi è l'argomento pensa. È questo. Certo, c'è riuscita, bene. Passo all'ultima composizione, sì, facciamo la quarta, perché a mio avviso è importante. Lei l'ha intitolata Latte, anche questa l'ho in evidenza qui i versi. Sì. Qui c'è proprio il simbolo di quello che è il nutrimento materno, non solo fisico, ma che va oltre, cioè l'amore materno con la A maiuscola. Allora, sa che cosa vi ha ricordato in parte la sua posizione?
mi ricorda la quarantenne filosofa olandese che si chiama Elselin Kingma, docente di filosofia e medicina al King's College di Londra. Manifesta, vede dottoressa Mardella, mi chiami Silvia per piacere. Silvia manifesta il suo stesso convincimento e lo manifesta in un articolo molto provocatorio che è intitolato "Sei stato parte di tua madre? Punto interrogativo". E qui studiosa, la filosofa, fa una rigorosa analisi filosofica e medica, no? Che scalza e contraddice con prove, deduzioni concrete e mirate l'opposta interpretazione che è diffusa, era già diffusa dall'antichità, dalla filosofia aristotelica, ma che è sostenuta anche oggi, ovvero il convincimento che considerava la madre, sono parole non mie, sono parole forti, che mi danno perfino fastidio, dico la verità, il convincimento che considerava la madre mero contenitore del feto, un frigorifero da cui si estrae il vasetto di yogurt alla bisogna, oppure se vogliamo essere un tantino migliori come espressione, ancora l'espressione non è mia, lo ripeto, la pagnotta cotta che si estrae dal forno. Allora la Kingma qui ci va giù pesante, ma non con discorsetti, con una dimostrazione molto puntuale, meticolosa, con delle deduzioni che sono a mio parere inoppugnabili, e dice invece il figlio è parte del corpo materno come qualsiasi altro organo. Allora, lo leggiamo questo suo latte e poi magari ne discutiamo. Invecchierai e ti ricorderai di me. Non sarà la memoria di un giorno di festa e nemmeno quella paura così grande che ti faceva nascondere dietro alle mie gambe. Non importa se oggi i tuoi capelli biondi sono screziati dal riflesso della luna e nemmeno se la tua bocca avrà conosciuto altri seni. Gli anni che passano non hanno cambiato il tuo rifugio. Bramerai il mio latte caldo dai miei seni che ti appagava e disarmava ogni tuo proposito di abbandono. Figlio mio, mi ricorderai per il latte, per la poppata cadenzata che anticipa il sonno e per quel sapore viscerale che monda dalle inquietudini. Ancora oggi, nelle giornate di buio, la tua guarigione comincia con un bicchiere di latte intiepidito e non esiste medicina alcuna a sostituirlo. Verrà un giorno, né troppo presto né troppo tardi, che osserverai allattare tuo figlio e capirai cos'eravamo io e te. E nel momento esatto in cui ricorderai noi, saprai che tuo figlio non sarà mai tuo, figlio esclusivo del suo seno, come tu sei stato inscindibile dal mio. È bellissima questa composizione. Grazie. C'è proprio come la grande madre terra, lei affida alla genitrice un ruolo inalienabile. E io dico che almeno in questo caso veramente la legge universale della natura concede alla donna il trionfo del matriarcato. Almeno in questo. Prego. Io questo non lo so, nel senso che lascio liberi tutti di fare le proprie decisioni. Il punto di vista è il punto di vista di una madre che non è mai disposta a lasciare andare il proprio figlio. E quindi deve trovare una
piglio per poterlo tenere a sé e nelle piccole cose di tutti i giorni, in questa intimità che a volte si viene a creare nell'allattamento, la madre concede qualcosa di sé che può essere il latte, ma può anche essere l'accrescimento, l'amore, il passaggio di consegne di un'esistenza, trova nel latte un appiglio per non lasciarlo andare e glielo dice in modo molto chiaro che tu sei mio perché ti ho portato io, ti ho dato io la vita e te ne accorgerai, un po' vendicativa questa madre, diciamo così, che quando anche tu avrai un figlio ti renderai conto che forse non è tuo, nel senso che avrà questo legame inscindibile con la propria madre perché è da lei che ha potuto bere, chissà, forse il succo della conoscenza e della vita, assolutamente. Esiste una, diciamo così, una letteratura sul latte che, diciamo così, si trova in una certa tipologia di poeti americani del dopoguerra, dove questa cosa del latte materno viene riportato spesso, no? Ed effettivamente ci sono persone che ancora adesso, a 53 anni, prima di andare a dormire, invece che mangiare, si fanno la tazza col biscotto intinto. E quello non lo so se è perché si ha veramente voglia del latte coi biscotti o se magari uno ha voglia di una dolcezza che ti culli, che ti ricordi un momento di protezione che ti monda da ogni inquietudine. Era questo, insomma, lo scopo della mia, del mio componimento, quello di mettere me in prima persona, insomma, come creatrice, come la persona che ha la proprietà, non dico esclusiva, ma molto forte sui propri bambini, ecco. È giusto questo suo, questa sua visione che è soggettiva, in realtà poi diventa universale. La paura di perderli ce l'abbiamo, insomma. Cioè, in modo egoistico troviamo un atto, un qualcosa che ci faccia ricordare loro anche quando saranno grandi. E forse in me il latte è rimasto come, diciamo così, simbolo esclusivo che rimane tra me e loro perché l'ho vissuto io in prima persona, ecco. Sì, sì, ma comunque al di là di questo è senza dubbio quell'amore viscerale che inizia nell'attimo del concepimento e va avanti per tutta la vita. È così, veramente. È una simbiosi talmente forte che fa scaturire un amore che non avrà mai fine. C'è proprio poi ci saranno anche qui, sarebbe da aprire un lunghissimo dibattito, ma ora non è il caso, ma ci sono coloro che dicono, ma c'è anche la madre, la cattiva madre, c'è la buona madre e la cattiva madre, ma questo è un discorso a parte, è un discorso molto più complesso, che ad esempio Galimberti lo tratta molto bene e anzi è piuttosto critico, perché la cattiva madre molto spesso in realtà è il frutto di una condizione nella quale la donna si viene a trovare sola, in una condizione di disagio, di difficoltà, eccetera, e quindi è un discorso molto più complesso. Sarebbe interessante anche sottolineare come ci può essere un amore viscerale anche se non si è madri naturali, quante volte. Assolutamente, perché probabilmente questo latte che io metto, diciamo così, in questa poesia può essere trasposto in altre cose, la conoscenza, il sapere, un qualcosa, un mentore, una persona, un punto di riferimento che ci concede pezzi della sua vita, pezzi di conoscenza a cui noi non possiamo resistere perché noi abbiamo bisogno di sapere e di imparare. E quindi anche qui la parola viaggia velocissima perché dalla prima
lettera che uno può imparare, magari proprio insegnata dalla madre, arriva alla lettera, alla parola del ragazzo adulto che si stacca dalla madre, ma che sa che ha imparato da lei il ragionamento e la parola. Ecco, anche questa può essere una lettura di questo latte prolifico, ecco. Ecco, quindi vede che siamo partiti dal non dialogo, in realtà in questa composizione di chiusura rientriamo in pieno anche in quanto abbiamo ascoltato dall'autrice che ci ha preceduto, da Maddalena. Assolutamente. Perché effettivamente questo legame così, così vigoroso, così forte, è fondamentale, è la base della società, c'è poco da discutere. Allora, io chiamerei allora ancora Maddalena, in maniera tale che facciamo tutti insieme i saluti, e anche Giuseppe, se può. Ecco, Giuseppe, ciao, sei stato bravissimo, Giuseppe, sempre con i tuoi promo che sono vincenti, diciamo, e che trovo sempre migliorati nel tempo, quindi sei diventato ormai veramente un esperto dell'immagine. Che cosa possiamo dire, oltre a salutare? Possiamo dire, Giuseppe, che il 31 di agosto prossimo ci sarà... luglio, sì, adesso andava avanti, ci sarà anche agosto. Però adesso, prossimo, il 31 di luglio, ci sarà in Piazza De André un incontro con alcuni dei nostri autori che presenteranno le loro opere, avranno modo di presentare le loro opere e anche di poterle vendere, perché c'è nella stessa giornata anche un lavoro abbastanza meticoloso da parte delle librerie, è vero? In Sarzana, e quindi una sorta di bancarella del libro che permette la diffusione e la conoscenza dei saperi, uso il plurale. Va bene. E il primo ci sarà l'intervista a Valerio Varisi, che presenterà il suo ultimo film. Ah, ecco, sì. Carlo, sì, Legale, un altro ecco, autore. Ecco. Sì, dillo, sottolinealo questo. Il giorno dopo, molto interessante, è vero, con la partecipazione anche di Carlo Legaluppi, vero? Sì, sì. Carlo Legaluppi, che presenterà appunto questo autore. Va bene. Non so, Marisa, io volevo dire solo una cosa. Io questa settimana, per riconoscere l'associazione, l'ho chiamata la Casa della Cultura. La sera abbiamo noi siamo la Casa della Cultura, perché grazie a Maddalena, che per sentire i suoi racconti, io sono pugliese come lei, mi sono immedesimato, perché pure io mangiavo il pomodori con il pane, bagnato, la famosa cialda, quindi perfettamente i suoi ricordi sono i miei. Io vivo con i miei nonni in campagna d'estate, i miei nonni saltavano la mattina, il bagno, ho vissuto quegli anni, sono stati i più belli anni della mia vita, perché come dire, spensierato, gioioso, e vivi nella natura, andavi in campagna, prendevi la pesca, mangiavi la pesca, l'albicocca dall'albero, cioè, era straordinario. E sentendo stasera, proprio mi sono ritornati in mente tutti questi bei ricordi. La ringrazio anche Silvia, che Silvia è un po' fulmine, noi la ringraziamo, perché Silvia è stata una di quelle che appena le ho proposto di associarsi, non ha fatto domande, come Maddalena, si è subito associata, ha avuto fiducia in noi. Noi, grazie anche a loro che hanno avuto fiducia in noi, quindi stiamo creando una comunità sempre più grande, nuove iniziative, coinvolgiamo, cioè abbiamo la Presidente, come sa Marisa, che è un vulcano di idee, quindi noi la secondiamo, siamo contenti e felici. Marisa, penso anche tu, da quando siamo partiti, Susanna sta lavorando in maniera veramente egregia e senza un attimo di tregua, perché riesce a conciliare il suo lavoro con tutto il resto, e anche l'organizzazione di queste due giornate con purtroppo delle restrizioni che ci sono legate
al Covid la impegnano tantissimo, perché insomma tutte le regole, lei è molto scrupolosa anche nel seguire le regole, giustamente, quindi ci saranno i posti già diciamo prenotati, quindi cercherete tu e lei di fare in modo che appunto a Sarzana ci sia un'accoglienza adeguata con delle regole precise, onde evitare problemi di qualsiasi sorta, ed è giusto che sia così. Quindi io ringrazio anche, oltre a Maddalena, anche Silvia, perché entrambi hanno dato un apporto significativo. Quindi io conosco la Puglia proprio per queste caratteristiche e quanto siano ospitali pugliesi e quanta bellezza abbia il territorio e soprattutto come sia ancora, come abbia spazi in misura d'uomo, perché questi piccoli centri curati come fossero il pavimento di casa, no? Questi selciati lucidi come fosse il pavimento di casa nostra, veramente ci lasciano estasiati, e quindi invitiamo appunto ad andare in Puglia e i pugliesi a venire in Puglia. Altrettanto dicasi per Silvia, ma voi ci venite anche spesso, Silvia, in Liguria, vero? Appena potete. Sì, siamo vicini, insomma. Lo so, sì. Perché io conosco Parma, la conosco anche bene, e avevo un amico proprio di quelle zone, delle zone di Campania, che aveva una proprietà, e so ugualmente quanto siete ospitali, generosi, e intelligenti e capaci. Grazie. No? Va bene. È una città d'arte. E quindi, lo so. Insomma, tutti sono i benvenuti, e speriamo anche noi di essere i benvenuti in altre zone, proprio per poterci scambiare queste capacità e questa cultura che quindi, deve ritornare un po' a girare, ecco. Certo, lo scambio ci vuole. Da ultimo invito ad associarsi, perché giustamente, cioè, tutte queste iniziative, molte di queste iniziative sono riservate ai soci, e quindi con un piccolo contributo, anche a piacere, è possibile associarsi, sì, e quindi far parte di questa famiglia. Va bene, io direi che siamo a posto. Grazie per l'opportunità. Grazie a voi. Grazie a voi. Di tutto. E buona serata. A voi.